Noi ci muoviamo isolati in una società di sani e abbiamo bisogno di farci portare a braccia dalla vita. Oggi però facciamo gli apostoli delle voci disperate e gridiamo i nostri diritti di handicappati. Abbiamo cementato un scivolo prefabbricato al centro dei tre gradini che conducono a Piazza della Libertà. Servirà agli handicappati che si muovono in carrozzella e sono costretti ad attendere la pietà dei passanti. Succede sempre così. Per 5 minuti, 10, un quarto d'ora, aspettiamo davanti ai gradini tra il via vai della gente, fino a quando arriva qualcuno che ci solleva con la carrozzella. Eppure esiste la legge 118 del 71, per cui l'amministrazione regionale o quella provinciale dovrebbero provvedere a rendere la città più vivibile per noi. Intanto aspettiamo, come bandiere bianche distese in una resa perenne, pur essendo carrozzelle che pensano. Commento. Come posso vivere meglio la mia malattia? Ecco la relazione tra il corpo e la mente. Il corpo cambia, qualcosa è successo che lo compone in modo diverso. Io posso vivere in una nostalgia del passato, posso vivere nella speranza del futuro, guarirò. Quante cose si dicono sulla potenza del pensiero in termini di guarigione? Dal punto di vista delle guide, questa è un'illusione. Il mio corpo si è ammalato per parlarmi della necessità di cambiare la visione che ho di me stesso nella vita. Che cosa mi dice la mia malattia? Dice che è esploso davanti ai miei occhi il mio essere effimero. Il mio corpo parla della mia impermanenza e ancora una volta della mia fragilità. Se questo non rimette in discussione tutto ciò che riguarda soprattutto i miei pensieri, come il mio modo di codificare l'esistenza, la vita mi ha dato un'occasione che io sto dilapidando.